Roberto Piazza, un rientro in Italia, da quanto aspettavi questo giorno? Perché penso fosse una cosa che ti aspettavi. Ma se devo essere sincero non me l'aspettavo di certo quest'anno, per come sono andate le cose c'era un contatto, come tu hai scritto, con San Pietroburgo, era reale, poi dopo le cose si sono messe in modo un po' strano, dopo che è stato vinto lo scudetto da Kemerovo. E in più altre situazioni contingenti hanno fatto sì che questa cosa piano piano prendesse troppo respiro, e contemporaneamente è successo quello che è successo con Andrea, cioè la chiamata di Modena per Andrea ha liberato questa posizione. Mai più mi aspettavo di rientrare quest'anno, sono sincero. Però che emozione è per te tornare in Italia, dove comunque hai avuto tantissime esperienze, tante esperienze diverse? È meraviglioso, meraviglioso, perché vuol dire tornare in un campionato che è quello più bello al mondo. Ho vissuto gli ultimi anni all'estero, in Polonia, dove c'è un aumento della popolarità, ancora, se così si può dire, del volley, notevole. Dopo il mondiale che hanno vinto l'anno scorso, ancora di più, e di conseguenza un bello sviluppo, ma ancora a livello tecnico che separa i due campionati è grande, c'è una grande differenza a livello tecnico, tattico, tra l'Italia e la Polonia. Poi la Russia si sta avvicinando, però si sta avvicinando esclusivamente a furor di soldi, di dollari o di euro, ma a livello tecnico non copre quel gap che c'è a livello economico, assolutamente, deve essere coperto. Per cui credo che il campionato italiano sia ancora il campionato più importante del pianeta. Il prossimo campionato, sono rinforzati un po' tutti, sarà veramente molto difficile, molto compresso, tante difficoltà diverse. Bellissimo, campionato bellissimo, affascinante, dove ogni partita sarà la partita della vita, dove ogni giornata dovrai goderti la vittoria e sopportare la sconfitta, dove sarà molto importante quel quid in più che ogni giocatore dovrà mettere a servizio dei compagni. Hai una lunghissima esperienza internazionale con le nazionali, anche adesso con l'Olanda, ma anche con tanti club ormai veramente molto molto lunghi in tante nazioni diverse. Cosa porti di questa tua esperienza all'estero in Italia? Tante cose per quanto riguarda la disponibilità di atleti e società nel seguire quello che dice l'allenatore all'estero, tanta pazienza che hanno avuto i club che mi hanno preso in passato, parlo sempre dell'estero, quindi sia il club di Jashenbiye, dove sono andato subito dopo Lorenzo Bernardi, che fece un terzo posto in Champions League prima, però con un budget leggermente ridotto, e l'anno dopo purtroppo hanno ridotto ulteriormente. Però facciamo una finale per il quarto posto, ricordo, contro la squadra del povero Miguel Angel Falasca, proprio, che era Beukatov. Poi la Grecia, dove mi hanno messo a disposizione una squadra da far crescere con dei giovani, hanno avuto pazienza, sono arrivate due coppe, siamo stati eliminati in semifinale da una squadra che però ha preso durante il campionato due giocatori molto importanti dalla nazionale americana. E di nuovo gli ultimi due anni in Polonia, sempre questa grande disponibilità a provare cose nuove, a cercare di investire anche sulle new technology. Per cui questo me lo porto e spero di riuscire a comunicare ai giocatori nello stesso modo con i quali ho comunicato in passato, in Italia, ma soprattutto all'estero. E ti spaventa di più conquistare una piazza? Perché Milano quest'anno si pone diversi obiettivi, oltre a quelli tecnici anche riconquistare la città che da tanto tempo non ha pallavolo. Ti spaventa più conquistare la città o il valore degli avversari? È un campionato tutto sommato molto compresso. Allora mi affascina, non mi spaventa, mi affascina il poter essere un tramite per arrivare alla gente di Milano. Spero di essere all'altezza, però questa è la cosa più affascinante. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Noi rispettiamo tutti, rispetteremo tutti, daremo il 100% in palestra, poi se gli altri saranno più bravi gli stringeremo la mano, però lo devono dimostrare sul campo. Con i nomi non si vince con la squadra, con gli effettivi, con la volontà del gruppo. E il campionato italiano, l'hai detto tu, è salito ancora di livello, sarà un campionato compresso, ma lo è per tutti, allo stesso modo, si parte 0-0, palla al centro. Chi avrà più voglia e sarà più bravo lo porterà a casa.